una ricetta. Anyway, what would you like the name? Comunque, cosa vorresti la vita? Yeah, I want like to clean up my family karma and to learn how to do it so I can help other people too. Vorrei pulire il mio karma familiare e anche imparare a farlo così da poter aiutare altre persone. Okay. Questo è quello che vorrei. Buonasera. Io volevo fare l'esorcista e anche l'esorcista. Tutti questi problemi che sono, voglio che spariscono. Like all these problems to disappear. Well, actually, Maurizio is going to be a high class exorcist when he grows up. Sì, Maurizio, appunto, quando crescerà, diventerà un esorcista d'alto livello. So in the process of becoming a great exorcist, he's making friends with a few entities here and there. Sì, in questo processo per diventare un grande esorcista fa delle amicizie con delle entità, no, quindi. Ah, you're going to be good at that subject. Ma sarai bravo in questo argomento. Which will please me very much. E mi farà molto piacere. Because instead of people making phone calls from Slovenia and Croatia, what do I do with this entity? I'll say it's simple. Go straight to Maurizio. Oh, well, no, I'm serious. This is going to happen. Sì, così quando it's an official prediction. Quando le persone mi chiamano, no, dalla Slovenia dicendo, ah, cosa faccio con questa entità? Io potrò dire, guarda, andate direttamente da Maurizio. E lo dico per davvero, cioè, questo è stato predetto. Yeah, well, I'm going to make sure you get good. Per cui farò, sono sicuro che farò il possibile perché tu diventi proprio bravo. Ezio, quella famosa domanda, no? Perché? Beh, ieri ero in macchina con uno e mi disse, tu domani ci sei? Sì, no. You're here tomorrow. Non lo so, cosa facciamo domani? È iniziato un discorso lungo che l'insunto è non facciamo niente di nuovo e niente di vecchio. Facciamo un diverso, bellissimo lavoro su Yodu. A different, beautiful work on Yodu. E me lo posso perdere? Can I miss it? Perché siamo qui a fare la festa con lui, differentemente con Yodu. Sono qui a to join in and with Yodus. Alright. Un party. Sì, un Yodu orgasmo. Esatto. Un Yodu orgasmo. Odugasmo. 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 Come lo scrivi? Odugasmo. Ah, yes, well, the form of Shea Fawn is the path to interesting orgasms and the activation of memories. Sì, è Odu. O Fawn, o Shea. Shea Fawn is the path to not only exciting orgasms but the activation of memories. Sì, è il cammino non soltanto verso l'orgasmo, ma anche verso l'attivazione della memoria. They're the last two. Gli ultimi due. Ronan, hai bisogno di fogli degli Yodu adesso? Ce li ho. Per la gente. Well, our assistant could even have. Hai un limitene? Sì, sì. Italiano! I'll print her one in English in the coffee break. All right. Ne vuoi una, no? Have one, yeah. But, okay, so I shall print English for Rebecca.
Yeah, so one may wonder why the duals and family karma are in the same workshop. Uno si potrebbe domandare come mai yudu e il karma familiare nello stesso seminario. And one reason is that family karma is often so complicated and so horrific that people can't begin to speak about it. Sì, si potrebbe spiegare in questo modo. Tante volte le persone trovano il karma familiare così complesso e orribile che non riescono neanche a iniziare a parlarne. Particularly in Italy and Denmark, it works that way. Sì, in modo particolare in Italia e in Dinamarca. Danimarca. They can't even tell you what the family karma is because it's too horrible. Sì, non riescono neanche a dirti qual è il karma familiare perché è una cosa troppo orribile. And duals are the basic energy of the universe and outside of karma. E gli Odu sono le energie di base dell'universo e sono all'infuori del karma. And the duals are totally safe unless you have family karma. E gli Odu sono completamente al sicuro, almeno che non ci sia il karma familiare. Or to say it a different way, duals are safe if you are in a state of non-attachment, to put it in a Buddhist term. Per metterlo in altro modo, gli Odu sono, sei al sicuro con gli Odu se non ti trovi in uno stato di non-attaccamento, come dicono i buddhisti. So if you are swimming in the sea and try to stop the wave, you might get drowned. Questo sei in un oceano e cerchi di fermare le onde, potresti annegare. And the duals are just like that. If you try to take it, you could get drowned. E gli Odu sono proprio così, se cerchi di prenderli potresti annegare. And that's why humans need divinities. E è per questo motivo che gli esseri umani hanno bisogno delle divinità. Because you can't go direct to the energy in a state of attachment. Perché non puoi andare direttamente all'energia in uno stato di attaccamento. So you need something to bargain with. Poi hai bisogno di un qualcosa con cui trattare. And you tell some gods, you, I will do this for you if you will do that for me. E poi tratti con degli dèi. Io faccio questo per te se tu fai questo per me. So Brazilian restaurant owners, if they're Catholic, will have a cup of coffee in front of the favorite saint of the kitchen to bring in more customers. Poi i proprietari dei ristoranti in Brasile, per esempio, se sono cattolici, avranno una tazza con del caffè davanti alla statua della loro divinità preferita per attirare più clienti al ristorante. So the first day I arrived in Brazil, Camilla took me to Nossa Senhora Aparecida Church. E il primo giorno che sono arrivato in Brasile, Carmine mi ha portato in questa chiesa della Nossa Signora. Nossa Signora Aparecida, l'Igreja di Madonna Negra. È la chiesa della Madonna Nera. To pray, to give thanks, because she prayed to the Black Madonna, please give me a car. And she won the car, so she went to the church to give thanks for the car. E siamo andati lì perché lei voleva ringraziare la Madonna Nera per la macchina che ha ricevuto, perché lei aveva pregato per ottenere una macchina e è riuscita a ottenere questa macchina. Per cui siamo andati lì per questo ringraziamento.